Wow, bella! Sono uscito dalla bidella. Mi ha partorito come una zitella. Ciao polletti, questo è Electric. Buh! Vi chiederete come mai sto inquadrando la tavoletta. Sarà un video di disegno? Ma perché me lo sto chiedendo, dato che ho già cliccato questo video perché si chiama disegno qualcosa, non so come lo chiamerò. Perché sì, non so che cosa fare, non so cosa. Beh, non so che video fare, ok? Non ho tempo per registrare 40 minuti di Zelda, tagliuzzarli belli carini carini e farci un video di 10 minuti a paura. Boom. E di solito quando sono senza idee, beh, faccio fare alla mia manina la magia. Visto che sono un disegnatore, io direi, andiamo subito al punto. Qual è l'obiettivo? L'abbiamo già fatto una volta, un po' di volte. Ovvero io cerco delle parole su Google. Googliamo delle parole a caso, non lo so, adesso inizio con la F. Esce Freddure Font Lego schiaccio la E fettine di vitello. Quindi abbiamo prima parola sono le fettine di vitello. Se mi copio una bella immagine la portiamo qui su Photoshop, perché a quanto pare questa è la prima parola del giorno, è una fettina di vitello. Poi inizio con lo schiacciare un'altra parola, un'altra lettera, quindi tipo L e Ludovica, leone di Lernia, pace l'anima sua, mi dispiace molto per la sua dipartita. Lady Gaga, La La Land, Labrador, ok, Labrador che è un qualcosa, è un animale, è qualcosa. Oh, che carino! Oh, che carino! Ma sei pucciosissimo, sei tu! Io ti metto qui nel mio disegnino, eccoti. Spero che tu sia contento perché tu darai vita a un fantastico disegno, ok? Adesso schiaccio un'altra lettera tipo C. Abbiamo ancora cani, c'è un sacco di gente che cerca cani, c'è il Ciocio, il Chihuahua, il Carlino, cani in generale. Quindi noi ci mettiamo una R davanti, vediamo che esce. Crash Bandicoot esce perché ho già cercato Ma. Qui esce anche Criceto, vediamo un altro animale puccioso. Che carino! Copiamo l'immagine e buttiamola qui dentro. E adesso, nel minor tempo possibile, io cercherò di fare un disegno bomba qui. Un disegno bestiale. Questi li mettiamo tutti dentro un gruppo, così almeno dopo li potrò spegnere. Tutti insieme facciamo un livello per iniziare a disegnare. Equipaggiamoci della penna, sai, devi mettere il menu start, accessori, equipaggiare penna. Perché come immaginati sempre la tua vita come se fosse un gioco di ruolo, questo renderà sempre il tutto più magico. Quindi io con queste tre parole mi devo far venire un'idea. Quindi io già più o meno ce la dovrei avere. Quindi io farei un tavolino tipo. Perché fare un tavolino rotondo che poi mi complica tanto la vita? Non fate i tavoli rotondi se dopo vi fanno perdere un sacco di tempo, eh? Non fate come me. Dite no a Peo, no alle idee del Peo, no a disegnare come il Peo. Quindi abbiamo questo tavolino rotondo e facciamo un po' di modanature interessanti. Quindi le modanature sono tutte quelle curve, cosette che ci sono nei mobili o tipo nelle cornici delle finestre, finestre ovviamente non contemporanee, stiamo parlando di finestre antiche, le modanature, no? Tutte quelle robette lì che creano la cornice, no? Ce l'avete presente? Queste robe qui che sto facendo adesso, click. Eccolo qua, so, perché un tavolino di legno così, e a questo tavolino, sopra questo tavolino ci sarà, oh, troppo poco prospettico, ci saranno queste fettine di vitello qui, ok, mettiamoci un calice di vino qui, perché tanto se qualcuno sta a mangiare sta carne, la sta accompagnando con un bel vinello, che male non è, gli piace accompagnare robe col vinello, penso. Qui pure un altro po' di fettine e qui un altro vinello. Qui c'è un altro vinello che adesso così è vuoto, ma se faccio così, oh, l'ho riempito magicamente, pensa. Qui facciamo il signor Labrador, no? Che signor Labrador, vediamo un po' come ci viene fuori questo signor Labrador, perché c'ha questi occhietti carinissimi, dolcissimi, pucciosissimi, il musettino cucciolissimo, eccolo qui, vediamo un po', perché quella foto che ho lì è frontale, no? Invece io lo sto facendo un pochino laterale, vediamo come mi viene. Qui le orecchiette, blip, le bellissime tipiche orecchiette a V di un Labrador.
che si appoggiano sulle guanciotte pucciose, cucciolissime, carinissime. E questo labradorino, che ovviamente sta qui con, anzi qui sai che gli possiamo fare che vestito tipo con un maglioncino, questo labradorino che, aspetta, qui devo innanzitutto spostarlo un po' di posizione perché l'ho fatto troppo in là. Vediamo cosa succede se lo porto un po' più in qua, un po' più verso il piatto. Ecco, così ha un po' più senso, perché almeno me la posso giocare come se il Labrador stesse tagliando la fettina. Adesso come cacchio si tiene un coltello? Dovrei far finta di tenere un coltello in mano per capirlo. Così penso, sì, facciamo così. Ovviamente ha delle mani un po' umane labradorino, perché e questo labradorino deve tenere un coltello sulle mani, che sta tagliando qui le fettine, ok? E qua ci sarà la forchetta che invece tiene ferma la fettina, e quindi la zampetta sarà tipo così. Al contrario, questo pezzo è di troppo, questo pezzo di forchetta è un po' di troppo, questa forchetta. Fateci un rap, polletti, con la parola forchetta. Fate come faccio io con i disegni, però fateci il rap, vedrete che farete un sacco di soldi. Scommetto che c'è chi l'ha fatto, tipo ha unito la parola melma e mamma bidella e è uscita una canzone. Eccola lì, avrà fatto lo stesso gioco che ho fatto io, però con un rap probabilmente. Allora ci sta questo cagnolino, che quindi sta qui seduto. Blip. Qui ci sarà quindi la sua sedia. Adesso cerchiamo di dargli una prospettiva sensata, dato che non l'ho impostata all'inizio, quindi la sto facendo un po' a occhio. Mai fare a occhio le prospettive, impostarla sempre un pochino. Focca la bidella. Bella, sono uscito dalla melma, oh yeah, e mi sono mangiato una bidella, yeah, yeah. E poi ho giocato a Zelda, yeah, yeah. Qui invece dobbiamo fare un signor criceto, che sarà più piccolo, no? Il signor criceto, quindi sarà tipo così. Facciamo un po' con la testa ruotata. E il criceto sta cercando di tagliare la fettina. Non so quanto gli faccia bene al criceto mangia la carne, perché non è un tipo che se mangia la carne, no? Quindi questo ci avrà il coltellino così, tac. Lo tiene proprio con tutte le forze del corpo. Qui facciamo finta che ha tipo infilzato la forchetta dritto per dritto sopra la fettina. E questo signor criceto sta tipo così, sta dicendo: mamma mia, ce la farò a tagliare questa fettina e a mangiarne un pezzo? Io mica lo so se gliela fo. I criceti hanno il corpo un po' a palletta, non come i topi che hanno un senso anatomico. I criceti non hanno tanto senso anatomicamente parlando. Adesso possiamo allargare un po' il tutto. Andiamo a inchiostrare. Quanto tempo ci abbiamo messo a fare questa faccenda? Vediamo un po', che qui c'è la registrazione audio. 10 minuti. Mizzica fristica. Allora, inchiostriamo velocissimamente. Per voi accelererò, così non perderete molto tempo. Adesso acceleriamo. Wow, bella. Sono uscito dalla bidella. Mi ha partorito come una zitella. Wow. E non mi vengono in mente altre cose. Wow. Quindi ci mettiamo un po' di wow. Sono uscito dalle wow. Fammi un po' sto criceto. E tanto qui i criceti ce n'è pochi, sa? Ah, innanzitutto, qui questo da cancellare. Blup. Qui ci sta, no? Ho fatto un altro livello sotto, non so se avete capito come funziona. Qui ho fatto un altro livello sotto in modo da poter fare questi tratti lunghi ed omogenei. Adesso li sto cancellando da qui dietro, dove insomma le cose sono frontali, sono davanti adesso. Adesso qui siamo a posto, uniamo i livelli, blip. Faccio un altro livello su cui farò il criceto e poi farò anche una bidella, perché tanto lo dice la canzone che tocca fare le bidelle. Io non lo so, guarda, se tocca fare o non tocca fare le bidelle alla fine. Che tocca fare a ste bidelle, o che fanno solo il loro lavoro e poi si ingravidano. Adesso magari mi censurano questo video perché ho detto la parola ingravidare. Wow, bella, oh yeah. Sono uscito dalla bidella, oh yeah. Mi sa che è meglio se smetto di cantare e acceleriamo anche questo pezzo di video. Oh yeah, wow, yeah. Questo criceto sta proprio in piedi, non so se si vede, sta proprio sopra la carne, perché se no la forchetta quella lì non serve effettivamente a niente, quindi
L'unico modo per tenerla ferma per il criceto è quello di metterci il piedino sopra. Adesso facciamo gli occhietti piccolini, carini, neri così pieni, perché ultimamente sono un po' fissato con l'occhietto nero pieno. Sapete, io ho sempre le mie fisse in genere, e questa volta la mia fissa è l'occhietto nero pieno, un po' tipo l'Adventure Time, vedete, tipo Finn l'avventuriero c'ha l'occhietto pieno così, una pallina, un puntino e finita lì. Mi sa... poco espressivo, ma allo stesso tempo molto espressivo proprio grazie a quello. Strano, vero? E qui è ora di passare già al colore, quindi vado a selezionare tutto ciò che c'è di esterno con la mia bacchetta magica, tenendo premuto Shift per sommare le selezioni, e quando tutto ciò che è esterno è fatto, vado ad estendere la selezione con un'azione predefinita che già mi sono impostato, seleziono inverso col tasto destro, vado a creare un livello sotto e vado a riempirlo di un colore random. Un marrone ho scelto. Va bene, pace. Adesso vado ad eliminare il colore che non si è selezionato bene. Quindi lì. Qui da quella questa orecchietta qua si vede che non era selezionato benissimo. Oh, questo che diavolo è? Ma è un livello sopra. Perché ci sono sul mio livello qui sopra dei punti bianchi? Come sono successi? Da dove sono nati questi punti? Non si sa. Comunque sia. O qui che è successo? Guarda un po' sto pezzo di forchetta che non ho cancellato. Guarda un po' che succede se non sta attento. Allora, andiamo a prendere il colore del Labrador, che lo devo prendere proprio con la bacchetta magica, così non ci sto a perdere troppo tempo. Mi sembra un buon colore. Questo, boom, eccolo lì. Così che si colora, a matto proprio. E adesso, sempre per voi, mi sa che accelereremo un attimo per portare avanti questo disegno. Bella, sono uscito dalla bidella Zelda, boom. Oh, abbiamo un nuovo iscritto che è apparso, Alessio Di Leo, un nuovo polletto, benvenuto Alessio. Stavolta ho messo gli alert anche nelle registrazioni video, così da poter salutare chi improvvisamente si iscrive mentre io sto registrando. Guarda un po', c'è qualcuno che alle 8 del mattino, perché sto registrando, pensa, alle 8 del mattino, perché ho molto lavoro da fare oggi, quindi devo mettermi subito a registrare molto molto presto se voglio non fare lo youtuber ma portare qualche contenuto oggi. Quindi qualcuno oggi, questa mattina, a quest'ora, così presto insomma, si è voluto iscrivere al canale, benvenuto. Riacceleriamo. Bella bidella, sono la sorella della principessa Uccella. Abbiamo un altro iscritto, si tratta di Michele Izia. Benvenuto tra i polletti, Michele Izia. Qui nel frattempo stiamo per finire di riempire la faccenda, che poi faremo le ombre in modo molto semplice, dopo vi farò vedere. Adesso mi rubo il colore di questo criceto, che è molto marroncino arancione. Lo arancionisco ancora di più perché mi piace molto, fa molto Amtaro. Amtaro, lo ricordate Amtaro? Qualcuno di voi vedeva Amtaro? Sono io che sono vecchio. Perché Amtaro lo vedevo io, c'era allora quando facevo le medie alle 4 del pomeriggio, non mi ricordo. E sto parlando di un bel po' di anni fa, cioè perché ho 27 anni, minchia figa oh. Che cosa vuol dire? Che Amtaro probabilmente lo vedevo quando avevo 13 anni, quindi più di 10 anni fa. Pensate come scorre il tempo, inesorabile, incredibile. Probabilmente, cioè quando io c'avevo magari 15 anni, qualcuno di voi doveva ancora nascere, pensa, chi lo sa. Adesso riacceleriamo un po', vi dico subito che farò le ombre e i colori con il trucco della selezione, non è un trucco, in realtà, è proprio selezione vera e propria. Quindi andrò a selezionare le parti in ombra molto semplicemente con il lazzo, vi faccio vedere solo l'inizio, quindi questa parte starà in ombra, e quindi selezionata, eccola lì, quindi poi qui sarà ombra. È un po' per accelerare i tempi, un trucco che ti aiuta a accelerare quando devi chiudere un disegno in poco tempo. Adesso acceleriamo. E abbiamo finito di selezionare, tasto destro, sfuma di un pixelino, giusto per, tanto per. Aumento un po' la saturazione, abbasso un po' la luminosità. Eccola lì la nostra ombra, vado a prendere il pennello, col pennello lo prendo sfumato. Prendo il pennello sfumato, lo prendo opacizzato, in modo da opacizzare con la pressione. Prendere un po' di azzurrino e fare un po' di ombra fredda, eccoci qua. Mi sono scordato soltanto di farla qua, in questi punti qui, ma la facciamo subito al volo, senza perderci neanche troppo tempo. Acceleriamo un po' la faccenda, perché qui io mi devo mettere a lavorare e voglio finire questo video fantastico che voi amerete, che metterete sicuramente un like, vero? Perché voi siete gente brava, che volete supportare la gente che si impegna sul tubo e dite oh, ma Electric Peo, ma sai che adesso dico innanzitutto a tutti i miei amicicci che Electric Peo è il migliore, questo senza dubbio. E dopo
dopo aver fatto questo, e quindi aver invitato tutti a iscriversi a questo magnifico canale, vado a mettere pure un bel mi piace a questo fantastico disegno, al quale adesso sto facendo la cornice giusta giusta per Instagram, diciamo, un po' così dovrebbe andare bene. Possiamo eliminare tutte le referenze che tanto non si vedono più, possiamo fare una specie di sfondo, perché no? Come al solito vado a prendere il mio pennello dispersivo, quello con cui in genere faccio gli sfondi. Che colore posso usare? Che colore posso usare? Andiamo sull'arancione così, sul marroncino arancione. C'è troppo marrone arancione, non mi piace. Troppo marrone arancione, andiamo sull'azzurrino. Andiamo sull'azzurrino, così ci può stare, niente male. Andiamo un po', eccolo, niente male questo bello sfondino, signori. Bello sfondino, lo lascerei già così, sinceramente. Metterei un po' di luce da un lato, un po' di luce caliente, che è proprio un leggero tocco di giallo a questa luce, da questo lato, in modo che si capisca più o meno da dove possa arrivare questa luce. Qui vado a fare un po' di ombra, papapam. Adesso posso tranquillamente firmare questa opera e, oltre che aspettare che poi la pubblicherò su Instagram, finire questo video fantastico. Tic. Oh, c'è ancora il pennello sfumato, non va bene. Ci facciamo una bella firma, che io farei sempre di colore azzurro, un blu che risalta qui, tac, per rimanere a tema. Pum. Eccolo lì, questo è il disegno di oggi, il video di oggi, incredibile. Quanto tempo ci ho messo a fare questo video? Ci ho messo 40 e passa minuti. Ah, doveva essere una cosa veloce. Mi raccomando, mostrate un bel po' di amore a questo pulsante qui sotto forma di pollice in su se questo video è stato di vostro gradimento. Scommetto di sì, perché se no non eravate qui, ma state vedendo un altro youtuber. E soprattutto ricordatevi che questo era Electric.